dopo Real Calipina a Desenzano, vittoria a Desenzano 1-0, mister Contini ai microfoni dei giornalisti, prego, prima domanda. Su un campo pesante oggi mister era difficile valutare la prestazione, vi portate a casa i tre punti e cos'altro? Hai detto bene tu, era difficile vedere del calcio oggi da tutte e due le squadre. Questi ragazzi hanno risposto alla grande, anche perché è una squadra non fisica, però ci hanno messo quella voglia che sui contrasti, sulle seconde palle, siamo riusciti a portarla a casa con merito, senza rischiando niente, però come hai detto bene tu, oggi era difficile giocare a calcio, ma questi ragazzi se sono io. Con la testa sono stati bravi, soprattutto a calarsi in questa partita sporca, e era quello che ho chiesto a inizio gara e l'hanno fatto alla grandissima. È una vittoria pesante che rilancia le ambizioni non solo secondo me di playoff, ma anche di primo posto. Quanto è importante portare a casa partite di questo genere per l'obiettivo finale? Perché quando si gioca bene è anche facile a volte vincere, oggi gara nei limiti della cioè molto difficile sotto tanti punti di vista, eppure è arrivato un punteggio pieno che può spostare gli equilibri. Ma sicuramente noi guardiamo, come ho già detto, partita dopo partita, non dobbiamo guardare quelle davanti, ma soprattutto quelle dietro, dobbiamo continuare a fare il meglio possibile da qua alla fine e poi tireremo una riga a fine stagione. Perché comunque davanti sta andando forte, con merito, però noi vogliamo stare lì fino all'ultima giornata, essere padroni del nostro destino per cercare di arrivare nei playoff, che non è facile. Domenica ci sarà una sorta di finale contro, per certi versi, contro la Varesina. Come preparerete la partita? La partita la prepareremo come tutte le settimane, sapendo che ogni partita per noi è fondamentale, andiamo a incontrare la prima della classe, che ha grandi qualità davanti, che c'è gioco, è difficile trovargli un difetto alla Varesina, però questi ragazzi hanno voglia di metterci l'anima per rendergli la vita difficile.